incontreremo il presidente dell'ANAS, il dottor Pietro Ciucci. Prego, dottor Ciucci. Grazie, un saluto sincero a tutti, non dico caloroso perché mi pare che non ce ne sia bisogno. È un piacere per me incontrarvi qui oggi in occasione del completamento di questa più volte ricordata importantissima variante di Porto Gruaro. Porto anch'io i saluti del ministro Lupi, la cui agenda non gli ha consentito di essere qui con noi, e desidero salutare l'assessore Ciambetti pregando di portare al presidente Zaia il mio saluto e anche una parola di vicinanza in questo particolare difficile momento. Il vicepresidente della provincia di Venezia, dalla Tor, il sindaco Bertoncello, il vice sindaco del comune di Fossalta di Porto Gruaro, Anastasia. Un saluto alla sua eccellenza reverendissima, Monsignor Giuseppe Pellegrini, un saluto a tutte le numerose autorità presenti, una presenza così numerosa, così qualificata, ovviamente per noi di ANAS è un motivo di soddisfazione e senza retorica anche di orgoglio. È stato già detto, oggi è una giornata importante, è una giornata di festa, per me è sempre una festa quando si inaugura una nuova infrastruttura e quanto abbiamo bisogno di nuove infrastrutture. Quella di oggi è particolarmente attesa dalla popolazione, da tutto il territorio. Completiamo la tangenziale Porto Gruaro, un'opera fondamentale, è stato già detto, per il Veneto orientale, un nodo strategico, e inauguriamo un'opera che ha avuto un percorso complesso, anche travagliato. Anche questo ultimo tratto, questi ultimi 3 chilometri hanno avuto una serie di difficoltà da superare. L'abbiamo affidato nel 2009 alla fine di una gara pubblica a un'impresa che dopo pochi mesi dalla firma del contratto è stata oggetto di una comunicazione interdittiva antimafia e quindi con l'obbligo, la necessità di allontanarla dal cantiere. Siamo stati quindi costretti a ripartire con una nuova aggiudicazione, sono cose che non avvengono mai in maniera istantanea, senza problemi, senza contenziosi. Siamo ripartiti a gennaio del 2012 con l'attuale raggruppamento di imprese e in poco più di 2 anni il cantiere, con grande impegno, è stato completato. E quindi sotto questo aspetto dobbiamo ringraziare le imprese, l'ANAS e le autorità sul territorio per il grande lavoro fatto. Ma ovviamente viene anche, ne parlavo poco fa, mentre pochi minuti prima di salire sul palco, questa opera quindi è stata ritardata, cioè una delle motivazioni di questo slittamento dei tempi è legata all'impegno per la legalità, alla necessità di allontanare un'impresa in odore di mafia. Quindi l'impegno è proprio in relazione a quello che è successo, che sta succedendo in questi giorni. Mi fa piacere mettere in evidenza il grande impegno di ANAS per la difesa della legalità, e non solo parole, perché questo si traduce in una serie di iniziative, di strumenti, di procedure, di definizioni di compiti, competenze e controlli che ci consentono di fronteggiare ogni tentativo di infiltrazione criminale. Abbiamo servizi dedicati, controlli continui, siamo certificati in qualità, abbiamo un codice etico che applichiamo e rispettiamo, e quindi un impegno forte e faticoso, perché ho avuto più volte modo di dire che se è vero che le opere infrastrutturali hanno una grandissima ricaduta da un punto di vista sociale, economico, e un grande valore strategico per la ripresa, beh, io dico anche che queste stesse opere, questi stessi benefici si sbiadiscono quasi fino a scomparire se non viene mantenuta al tempo stesso la legalità e, aggiungo, la sicurezza del lavoro. Io non credo, e in questo dissento leggermente da altre considerazioni, che
ci sia bisogno di molte altre norme, non c'è bisogno di molte altre procedure e controlli, c'è bisogno che le norme attuali siano semplificate, rese più facilmente interpretabili e applicabili, e che siano norme certe, quindi norme effettivamente applicate. E in questo ci sono molte autorità su questo palco che possono aiutare in questo percorso di semplificazione normativa. Sull'opera non mi soffermo, stavo già detto tutto, sotto un punto di vista tecnico, sotto un punto di vista anche finanziario, tutto sommato 50 milioni di investimenti, oltre 100 milioni di investimenti per completare l'intera variante, soltanto per la quota di ANAS, una grande valenza strategica, questo sì, vale la pena ancora di ricordarla, che si traduce in un miglioramento della qualità della vita, in una riduzione dei tempi di percorrenza, maggiore sicurezza, migliore livello di servizio, minore emissioni nell'ambiente, quindi veramente un'opera importantissima da un punto di vista ambientale e del territorio. Certo non una piccola opera, come a volte vengono considerate questo tipo di interventi, ma un'opera importante proprio per i riflessi che ha importanti sulla vita e sul soddisfacimento dei bisogni del territorio e della popolazione. Quando si inaugura un'opera è doveroso ringraziare chi con il suo lavoro ha reso possibile l'opera stessa, quindi a partire dalle istituzioni, le abbiamo già ricordate, sia il governo centrale, la regione, la provincia, il comune, ma le imprese esecutrici, l'ATI guidata dalla Sacramati, insieme con Beozzo, Andreola e Paccagnani, e le maestranze, i tecnici di queste imprese esecutrici, e consentire anche gli uomini e le donne di ANAS, qui rappresentati tutti dal capo compartimento, l'ingegnere Arcolero, che avete ascoltato poco fa. Due parole sull'ANAS in Veneto. Noi gestiamo quasi 800 km di strade in Veneto, abbiamo investito mezzo miliardo di euro negli ultimi anni in opere completate, abbiamo investimenti in corso di prossimo avvio per 200 milioni di euro, e tra questi entro l'anno l'avvio dell'importantissima tangenziale di Vicenza. Ma ANAS ovviamente opera in tutta Italia e gestiamo 25.000 km di strade complessivamente, il completamento e l'ammodernamento di questa rete. Solo nel 2013 abbiamo investito oltre 2 miliardi di euro, quasi 2 miliardi e mezzo di euro, abbiamo completato 140 km di strade nuove, abbiamo avviato nuovi lavori e a fine anno avevamo cantieri per oltre 100 cantieri per circa 10 miliardi di investimenti, e oltre a questi tantissimi cantieri anche qui nel Veneto per la manutenzione straordinaria, per oltre 500 cantieri di manutenzione straordinaria, che a volte viene sottovalutata ma che è fondamentale sia per la difesa del patrimonio, del valore del patrimonio, ma ancora di più per la sicurezza del traffico. E concludo rilevando come, e credo che anche quest'opera così travagliata anche nel suo iter realizzativo, dimostra come ANAS si sa portare a compimento le opere che avvia. E dare avvio a nuove opere e completarle è un esercizio che è particolarmente faticoso, non si tratta soltanto di superare problemi tecnici, quelli fanno parte del nostro mestiere, del nostro know-how, ma è un percorso difficile dal punto di vista burocratico, di ostacoli, di autorizzazioni. E in questo, ripeto, ANAS dimostra di riuscire a portare a compimento i lavori. Lo facciamo in tutta Italia, non soltanto nel Veneto. Vorremmo e possiamo fare ancora di più, questa è la nostra aspirazione, essere sempre di più un punto di riferimento per come le opere, le grandi infrastrutture si possono realizzare in Italia, secondo risoluzioni tecniche più avanzate, nel rispetto dei costi, dei tempi, nel rispetto della legalità e nella sicurezza del lavoro. In questo quindi vogliamo sempre essere sempre di più un'impresa che opera sul mercato, sempre di più un'impresa vicina al territorio, vicina ai cittadini, perché le opere che vogliamo fare sono quelle che i cittadini riconoscono e accettano come utili e importanti per la loro vita. Grazie.